Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Ciao a tutti, ben ritrovati. Questa volta forse sarò un po' antipatica, o forse un pochino più antipatica del solito, ma devo dire che mi sono rotta. Semplicemente mi sono rotta. Basta. Basta. Permettetemi di fare un'affermazione che forse potrà contrariare alcuni, ma devo dirla. Voglio prendere completamente le mie distanze, sia dal sistema che dal mondo antisistema. Perché? Sistema e antisistema funzionano esattamente nello stesso modo, ovvero portando avanti una continua strategia di terrore. Basta. Basta. Basta col terrore. Da una parte il mainstream, il sistema, continua a martellare, terrorizzandoci prima con il virus, il contagio, poi la guerra, la crisi, l'emergenza climatica, l'emergenza sanitaria, l'emergenza bellica, l'emergenza energetica, l'emergenza alimentare. Mainstream, mondo distopico, il potere cerca di mantenere continuamente le masse completamente soggiogate dalla paura, paura di tutto, paura di uscire, di toccarsi, paura, paura di qualsiasi cosa. Ma guardate che dall'altra parte non è molto diverso. Dall'altra parte, idem. Se da una parte c'è la paura del contagio, dall'altra parte c'è la paura dei vaccini. Da una parte c'è il virus mortale, se non ti vaccini ti ammali e muori, la guerra, la minaccia atomica, eccetera, eccetera. Dall'altra, il vaccino modifica il DNA, la paura del contagio indiretto di quello che c'è dentro il vaccino, perché un vaccinato se ti starnuta sulla faccia ti trasmette i suoi nanochip, ti trasmette il grafene, ti trasmette il DNA modificato. C'è il 5G, c'è l'olio di palma. E poi ci vogliono sterminare le scie chimiche, inquinano le acque, c'è la farina di insetti, vaccinano i pesci, gli alimenti, mettono i prodotti chimici, gettano le polveri, creano i terremoti, creano gli alluvioni, tsunami. Cioè, ma si può vivere così? Io, scusate, non voglio alimentare né questa follia né l'altra. Sono due visioni del mondo completamente distorte, ma similari, da una parte per certi interessi, ma dall'altra anche, semplicemente per strappare dei like, per avere dei follower, per essere ascoltati, per essere invitati, per guadagnare dei soldi, per qualsiasi altra motivazione, si continua a alimentare il terrore. Ma lo capite? Entrambe queste visioni sono mortifere. Io fin dall'inizio mi sono presentata al pubblico come Free Vax. Se ascoltate le mie vecchie interviste, vedrete che ho sempre sottolineato questa cosa. Free Vax. Ognuno nel suo corpo si mette, si fa inoculare quello che vuole. Io mi sono battuta per la libertà di scelta, i diritti umani. Non ho voluto insistere in questa diatriba. Vaccino sì, vaccino no. Ci sono mai voluta entrare in questa diatriba. Ho le mie convinzioni personali in merito, ma non è stato questo il punto su cui mi sono battuta, ma sulla libertà di scelta. Mi sono battuta contro la soppressione dei diritti umani e costituzionali. Ma guardate che stare tre anni a postare sempre sui social, sui gruppi Telegram, sui gruppi WhatsApp, eccetera, sempre video, notizie, articoli, informazioni catastrofiche, non fa altro che contribuire a materializzarle,
a crearle, le alimenta. Io ad esempio da un anno e mezzo sono felicemente uscita da tutti i social e da quasi tutti i gruppi Telegram. Il mio tempo, le mie energie, le sto consacrando solamente interamente a costruire una versione diversa del mondo, facendo entrare dentro di te, nella tua mente, nel tuo inconscio, nelle tue emozioni, continuamente, immagini che abbassano tutte le tue frequenze. Se continui ad ascoltare queste informazioni, a visualizzare continuamente, a vedere sempre video, immagini che ti mantengono in un continuo, costante sentimento di paura, di terrore, di diffidenza verso il mondo, verso l'umanità, verso gli altri, vengono nutrite dalle tue energie. Bisogna staccare, divellere gli anelli della catena. Basta un anello e la catena è spezzata. Bisogna spezzare la catena del terrore. Comunque, quando le persone mi mandano questi video, dico basta, non voglio più far entrare queste immagini nella mia mente, non voglio dargli più spazio. Io non darò nessun contributo ad alimentarle e a mantenerle in vita. Dentro di me non troveranno spazio. Da oltre 30 anni non guardo la televisione. A 16 anni feci la mia obiezione di coscienza. Non ho mai più voluto farmi stuprare da immagini di violenza. Nella mia mente c'è solo posto per le cose belle e positive. Guardate che quel mondo orribile, distopico, che non vogliamo, lo stiamo creando nostro malgrado, perché lo stiamo co-creando. Ti rendi conto che tutto il tempo che passi sui social, nei gruppi Telegram, quel tempo è la tua vita che tu stai buttando e sprecando. Il tempo è vita che non tornerà più. Ci sono persone da 3 anni che postano tutto il giorno in maniera ossessiva e convulsiva video e post sempre sui soliti argomenti. Quella vita lì non tornerà più indietro. Se disgraziatamente doveste scoprire che a breve giungerà la vostra ora, non sentireste il rimpianto del poco tempo che vi rimane? Nessuno di noi sa quanto tempo rimane. Ma proprio per questo ogni attimo della vita è un dono e non va sprecato. All'inizio effettivamente era necessario diffondere certe informazioni, ma dopo un po' queste informazioni che sono diventate di pubblico dominio e che grazie a noi si sono diffuse, ormai basta. Questi influencer antisistema sembra facciano la gara chi la spara più grossa, semina più terrore, perché più la notizia è angosciante e più attiri follower e più ricevi like e più fai visualizzazioni. Più è sconvolgente, più è scandalosa la notizia e più tutti accorrono. Per me siamo fuori strada. Che differenza c'è tra questi due poli? Dal mio punto di vista, sostanzialmente, alcuna. Oltre a questi due poli opposti, c'è una terza via. C'è chi si incammina verso una terza via. Una terza via che vuol far confluire ciò che c'è ancora di bello in queste visioni del mondo, scartando quello che è brutto, salvando il bello. Dai spazio solo alla bellezza, solo l'armonia, solo ciò che ti rende felice, solo le cose che ti fanno stare bene, che ti fanno volare in alto. Diamo attenzione alle cose belle e vedrete che sono infinitamente di più, infinitamente di più, infinitamente di più. Guardate quanta bellezza c'è ancora. Fatevi nutrire solo dalla bellezza. Dai le tue forze, il tuo tempo alla visualizzazione di un mondo diverso, quello che vuoi, quello che ti corrisponde. Consacra il tuo tempo, le tue energie a questo, a visualizzare, a creare il mondo che vuoi. Ogni volta che ricevo uno di questi video terroristici, mi chiedo cosa posso fare per cambiare le cose. Chi di voi mi conosce
sa che da oltre 12 anni sto lavorando a un grandissimo progetto, a una visione diversa del mondo. Quest'anno abbiamo realizzato la progettazione architettonica della Reggia di Sovrani. Se sei anche tu stufo, almeno quanto sono stufa io, ti invito a venire a vedere questo progetto meraviglioso che stiamo realizzando, la Reggia dei Sovrani. Ti invito dunque a scoprire questa versione, questa visione del mondo, iscrivendoti al link qui sotto o scrivendomi un'email al mio indirizzo deaeretica@gmail.com e verrai informato sia del webinar gratuito che faremo a breve, sia anche degli eventi dal vivo che stiamo organizzando in Italia per la presentazione ufficiale al pubblico di questo meraviglioso, rivoluzionario progetto. Potresti scoprire che questa è anche la tua visione del mondo, quello che vuoi. Ti invito a scoprirlo, probabilmente di vederci dal vivo presto. Ciao, grazie. Mi sono rotta. Basta col terrorismo. E non mandatemi più, non mandatemi più dei video con bambini tagliuzzati, spaccati, sotto le bombe, sotto i terremoti. Non li guardo. Mandatemi tutte cose belle. Voglio solo cose belle.